Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo annunciato, oggi parliamo di un grande pittore, Francesco Hayez, e quindi abbiamo un grande pittore in ascolto, Sergio Favotto, che salutiamo. Sergio, eccomi qua, buonasera a tutti. Ecco. Allora, Sergio, trovate queste interviste sul canale YouTube, che vanno benissimo. Allora, Sergio, Francesco Hayez, insomma, che personaggio, 91 anni poi ha vissuto, sì, quindi una vita lunghissima. Sì, è chiamato addirittura il Tiziano dell'Ottocento. Ah, beh, sì, sì, come no. Effettivamente si imbroglia un po' il suo cognome, mi pare sia stato appunto figlio di un pescatore francese, sì, però di origine straniera, da Valenciennes in Francia, pienamente veneziano. E figlio naturale, la famiglia era poverissima e fu affidato a uno zio che aveva la fortuna di trattare l'arte, aveva un antiquario, addirittura questo signore, questo suo zio, che si chiamava Francesco Binasco, lo prende come figlio di anima, sì, come si dice in Veneto, fiol de anima. Dico in dialetto perché Hayez per tutta la vita ha parlato in dialetto, una cosa stranissima. E si è sempre espresso, anche nello scritto pare. Quindi, perché ha scritto poi le sue memorie, ne parleremo. Quindi questo antiquario capisce subito che il ragazzino è dotato e lo indirizza alla scuola del disegno. Perché? Il suo obiettivo è avere in casa un restauratore per le sue opere, per le opere che lui vendeva. E invece il ragazzino ha preso largo. Pensate che nel 1805 aveva 14 anni. E ha vinto il primo premio per l'Accademia di Venezia del nudo dal vero, ad anni 14. Quindi una cosa prometteva straordinaria. E questo sarà un po' il timbro della sua vita, perché il nudo diventerà una delle sue caratteristiche, soprattutto nella seconda parte della sua vita. E diventa ovviamente subito il pupillo dell'Accademia, soprattutto del conte Cicognara, presidente, che... Ne abbiamo già parlato una volta, vi ricordate che parlavamo di Giovanni De Min? Erano compagni di corso. Compagni di corso, solo che Giovanni De Min era piuttosto cagionevole di salute, infatti ha perso un anno del suo diciamo, come una specie di borsa di studio quadriennale, cioè 4 anni, fino ai 18 anni, l'eccelsa accademia mondiale allora era Roma, dove c'era il Canova. Sì. E quindi ovviamente va a finire a Roma e viene seguito con particolare apprezzamento, perché Canova diceva: il Veneto, Venezia ha uno scultore, gli manca un pittore. E quindi ha preso di petto questa candidatura e lo trovò anche adatto a questo, se non che, come vedremo, Hayez aveva una bella personalità e ne ha combinati di guai, parecchi guai, e adesso ne raccontiamo. Anzitutto voglio dire perché questo pittore è stato un po' dimenticato, perché la sua pittura era molto patinata, oserei dire accademica, e poi è diventata anche romantica, ma sempre una pittura patinatissima, è stata sepolta con l'arrivo dell'impressionismo e con l'arrivo della pittura contemporanea. Devo inserire subito un episodio personale. Esattamente 19-20 anni fa sono stato chiamato da una signora, si potrebbe dire una nobiltà decaduta, di una villa in Viale 4 Novembre di Treviso, vicino, per intenderci, alla casa di riposo Rosa Zalivani, perché di Treviso è una zona bene, insomma, della città. E dentro questa villa questa signora mi ha chiamato perché mi conosceva in qualche modo per via indiretta e mi dice: ho una cosa da mostrarle. Mi porta nella sua casa e dentro il salone aveva due immensi, sto parlando di quadri di 4-5 metri per 3, con tutti i ritratti di famiglia della sua famiglia, di Hayez, firmati. Si trattava di due ritratti nei quali c'erano addirittura una dozzina di persone da una parte e dall'altra. Sarebbero stati gli antenati per via maschile e gli antenati per via femminile del capostipite. Del nonno, di suo nonno. Sì. E quindi a un certo momento dice: ho un problema.
io non posso più vivere da sola, ho contattato tutti, anche il sindaco di Treviso, e dicono che non gli interessa il quadro, ma io sono disposto a donarlo al museo di Treviso o a qualche fondazione, eccetera. Ho ricevuto e mi ha mostrato, purtroppo non posso dire il nome, ma potete immaginare chi c'era in quegli anni, sindaco di Treviso. Gli hanno detto: niente, che a robassa è, che noi altri non mi interessa. Era sconvolta la signora. Poi so che è morta e non so che fine abbiano fatto. Due tele immense di aie, bellissime, Caspita. con paesaggio dietro. E tu non Ecco. potevi, E insomma, io ero, non indirizzarli a ero in qualche grado museo, di. qualcosa, qualche. No, no, Vabbè. no, no, non avevo il carisma per impormi, diciamo così. Vabbè, vabbè. Ma diciamo, però per dire che lui ha seminato in giro per l'Italia questa sua caratteristica di essere uno straordinario ritrattista. Sì. Tanto è vero che la sua fortuna comincia proprio con il ritratto di famiglia del conte Cicognara di Cicognara. Venezia. E quindi questo gli aprì un po' tutte le porte. Boh, questo è l'andamento. Abbiamo detto che era un birichino perché a Roma ha combinato dei guai. Cosa ha fatto? E cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Che approfittando delle conoscenze che aveva del Canova, in qualche modo frequentava delle persone di altissimo bordo. E quindi si trovò nella condizione anche di avere la mania delle donne. Era un donnaiolo incredibile. E quindi io vorrei dire, devo leggere qualcosa che lui ha scritto, le sue due versioni delle sue memorie. Una breve e una nella quale, forse anche esagerando, mette tutte le sue avventure. E a un certo momento dice che a Roma, da scapestrato qual ero, ho intrattenuto numerose relazioni pericolose, particolarmente imbarazzanti, come quello con la moglie di un medico che mi ha accoltellato per gelosia. Una cosa che non risulta in altri, però così. E cioè, questa vicenda ha provocato allarme nel grande Canova, che per calmare le acque mi ha temporaneamente mandato via come personaggio troppo focoso. Però io devo anche dire che al ritorno addirittura fui attratto moltissimo dalla baronessa spagnola Minetta di Armendariz, che forse è stata la sola donna con la quale Canova aveva corso il rischio di sposarsi. Che Immaginate, intreccio immaginate sentimentale. che E qua è sentimentale. la vita privata, insomma, La vita privata vabbè, era, insomma, sì. e questa pecca lo accompagnò fino alla fine. Povera la moglie Cencia, come la chiamava lui, che era l'unica persona che è riuscita a tenere in piedi la famiglia perché era una grande risparmiatrice, mentre lui era uno scialacquatore. Parlo di queste caratteristiche, di fronte al grande maestro c'era il donaiolo che addirittura quando è morta poi la moglie a un certo momento si è trovato ad adottare una ragazzina, una ragazza, Angela Rossi, che l'ha accompagnato per tutti gli anni della sua vita fino alla fine. Tanto per dire qual era la seconda personalità dell'uomo. Però, bando alle ciance, Andiamo all'artista. parliamo dell'artista. Questo Dell'artista. serve per capire chi era il Sì, sì, personaggio. sì, sì. Perché anche a livello pubblico aveva una capacità di fascinazione della gente che quando da Roma ritornò a Milano, conquistò la bella gente di Milano. Sì, E la conquistò in modo incredibilmente facile, perché non c'era nessuno alla sua altezza. anche Quindi Manzoni. lui si presentò anche con opere che sono diventate famose, come il quadro dell'Laocoonte, che vinse addirittura dei premi a Parigi e cose del genere. La sua grande idea è stata quella di coltivare quella che era l'arte del momento. Siamo nella prima metà dell'Ottocento, se n'era appena andato un po' a Napoleone e era di moda la pittura storica. Quindi enormi galerie. Ce n'è uno addirittura di 43 metri quadri suoi, 43 metri quadrati. Ecco, la sete dei crociati partita a Gerusalemme, attorno a Gerusalemme. E quindi lui si specializzò in questa specie di storia. Ci sono tele nel quale figurano fino a 200 personaggi. Una specie di Quindi Tintoretto. una potenza di disegno e di colore. Immaginate paesaggi di tipo quasi cinquecentesco, poi anche un po' più moderni, dove questa
formicolio di persone, racconta in modo drammatico vicende, prima storiche, come le storie appunto delle crociate, eccetera, no? Con Pietro l'Eremita, la setta dei crociati, la distruzione del Tempio di Gerusalemme, eccetera, ma anche con le storie della Grecia antica, le Sì, storie sì, della Roma antica, sì. tutte quante con un solo pretesto di base, inserire dei personaggi che erano in qualche modo riferiti anche a vicende del momento. Perché è chiaro che la liberazione, oppure, non so, il Conte di Carmagnola o altre vicende che vengono tratte da opere o del Manzoni o di altri scrittori, oppure da opere addirittura cantate, musicate dal Verdi, il concetto si entrava nel periodo del Risorgimento. Cimento. E quindi, come fece Manzoni con i Promessi Sposi, che narrava una storia del Seicento, Promessi Sposi, e la peste del Seicento, per ricordare il momento di difficoltà della Lombardia sotto l'Austria, ecco, il patriottismo in qualche modo sfociò attraverso storie antiche che potevano ricordare delle guerre di liberazione di un popolo. Andava per analogia. E quindi per analogia, e quindi i Vespri siciliani contro gli Angioini. E quindi, non so, la cacciata dei greci, della popolazione di Parga in Grecia, Le opere qui di. ovviamente narrando la guerra di un popolo greco contro l'oppressore, che in questo caso erano, non so, gli ottomani, e per similitudine parlava delle difficoltà dell'Italia sotto il tallone dell'Austria. Ecco, Certo, per colpire l'Austria. quindi lui in qualche modo, però fu talmente intelligente da essere simpatico perfino agli austriaci. Tanto è vero che l'imperatore lo chiamò a Sì, quei quarte nozze. Vienna e Sì. lo incaricò addirittura di affrescare, assieme all'Appiani, la volta di Palazzo Reale a Milano. Tutto perso, eh? Persi tutti questi affreschi, perché voi sapete che Palazzo Reale di Milano, quello di fianco al Duomo, è stato bombardato. Abbiamo perso gli affreschi sia dell'Appiani che di Hayez. Questa è la situazione del momento. E quindi qual è stato il suo processo per arrivare ad avere questa eccellenza pittorica? Lui ebbe l'occasione, e abbiamo dei documenti recenti, di lavorare senza firma perché era un ragazzo giovane, nel Quirinale. E chi c'era a dipingere il Quirinale? Che non so se doveste immaginare un giorno di andarlo a visitare, che è decorato da artisti sì del 500 ma anche fino a quelli dell'800. Ci sono artisti come il Camuccini, il Landi, il Palagi, Gianni Ingres, francese, Thorvaldsen, il concorrente di Canova, Minardi, Pinelli, eccetera. Cioè tutti pittori che allora erano l'eccellenza delle eccellenze mondiali. E lavorando con loro come seconda mano, diciamo così, quindi senza diritto di firma, imparò moltissimi segreti. Tanto è vero che ebbe una ordinazione da parte di Gioacchino Murat e Ulisse alla corte di Alcino, una tela enorme, che ovviamente quando Murat fu espulso da Napoli rimase nelle sue mani. Ma era talmente di alta qualità che Ferdinando di Borbone, ritornato nel suo trono dopo la rivoluzione francese, la volle e la collocò a Capodimonte. Quindi abbiamo quest'uomo che riesce a farsi accettare da tutti, perché la sua pittura era di qualità altissima. E qui a un certo momento cominciò ad Raffinata, mi avere dei pare, no? problemi, Raffinata, soprattutto per. Dimmi. raffinata, una pittura molto Una pittura, noi diciamo coinvolgente. oggi un po' patinata, un po' leccata, Sì, però ecco, effettivamente era il patinata, gusto del sì. tempo, lui l'ha interpretato benissimo. Certo, sì. Anche perché l'ambientazione era il suo segreto, l'ambientazione storica, le architetture, i paesaggi, i costumi. E qui c'è un piccolo segreto. Lui era frequentatore dell'operetta, dell'opera, e quindi poteva vedere, in un'epoca in cui non si poteva trovare altrove, i costumi usati dagli attori. Quindi i pepli, i manti, le toghe, i costumi antichi, perché ovviamente le opere venivano recitate in costume d'epoca, giusto? Certo. Secondo l'età dell'epoca nella quale
veniva collocato il soggetto teatrale. Ecco, questo è anche un altro passaggio. Quindi, però, in questo momento lui fa un piccolo tradimento, perché la passionalità del romanticismo lo coinvolse facendogli abbandonare un po' l'accademico. Cioè, voi sapete che l'accademico, che è figlio del neoclassicismo, è un po' impassibile, un po', come si dice, impostato, no? Con pose preordinate, con una specie di, come si potrebbe dire, di, immaginate il Canova, che con il suo stile in qualche modo è stato frenato dall'essere liberamente espressivo. La pittura di Canova è chiamata neoclassica perché ha questa una pittura, una scultura aulica, regale, quindi che non cede facilmente alle emozioni. Mentre il romanticismo punta sull'emozione pura e il romanticismo scoppia con il risorgimento. E lui, narrando le cose del risorgimento, comincia a creare appunto questi teleri che invece di avere personaggi togati o ambientati nella Grecia antica o anche nel Medioevo, crea dei quadri in cui c'è il tumulto delle passioni. Il tumulto delle passioni. E quindi, soprattutto illustrando il Conte di Carmagnola o anche altre opere, per esempio appunto la guerra dei crociati contro gli ottomani, dipinge quella che è la realtà della guerra e della morte. E ovviamente è un momento di difficoltà per lui, nel senso che non viene quasi più riconosciuto come il pittore elegante di prima. E viene però carico anche di onori, perché ovviamente si prese il titolo, non fosse altro che di onorifico, di essere docente prima a Brera e poi a Venezia. Mi senti bene? Sento Siamo una qui. specie di No, no, buco no, 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 sonoro. siamo qua, siamo qua. Ecco, quindi nei suoi quadri comincia a entrare la passionalità romantica. Che cosa c'è di diverso da prima? Allora, la pittura neoclassica è universale, la pittura romantica è locale, la pittura classica è, come si dice, sopra le emozioni, è quasi divina, mentre quella passionale è popolare, è legata alle tradizioni, ai miti locali, alle esigenze locali. E quindi diventa meno accettabile da coloro che prima avevano esercitato il potere. A questo punto, un po' alla volta, un po' alla volta, si dedica alla passione della sua vita, il ritratto e soprattutto il nudo. E lo fa in due modi abbastanza importanti: il nudo maschile e femminile, che prende forma, imitando soprattutto il Canova, tutti quanti, non so quanti lo possono ricordare. Aiace Oileo, questo nudo maestoso, imponente, di questo soldato che viene dalla guerra di Troia, rientra in patria e ovviamente viene scaraventato in mare di una specie di disastro navale e si salva appeso alle rocce. E lì qui si vede questa figura maestosa, di un nudo di schiena maestoso, di questo soldato che di militare ha conservato solo l'elmo e la spada, appesa con una cinghia. E il resto è tutto un guizzare di muscoli, ma non i muscoli michelangeleschi, i muscoli, oserei dire, di Raffaello, più che altro. Più Oppure di lineari. Canova. Oppure il famosissimo nudo di Venere che scherza con le due colombe. Guardate che è un nudo alto 2,5 metri. Cioè, una cosa. Non è niente altro che il ritratto della ballerina Carlotta Charbert, che è una ballerina che operava a Milano, alla Scala, e che aveva una figura statuaria, insomma, questa donna, anche questo di schiena. Ecco, i suoi nudi non sono mai volgari, assolutamente. Sono sempre di un'eleganza incredibile e molto patinati, molto rifiniti. Giocano con ambienti parzialmente in ombra, giocano con i veli, giocano con sapienti scollature, giocano con camicette che scivolano giù in modo quasi casuale. Quindi è il vero fascino, non è il nudo plateale schiaffato direttamente. Ma c'è sempre Oppure si eleganza prende anche, comunque. dimmi, sì, C'è sempre un'eleganza unica. non solo un'eleganza incredibile, ma anche quando dipinge i temi biblici, che sono un po' diventano un po' il suo forte, lui presenta dei temi che sono noti a tutti, ovviamente come Bezzabea, bellissimo, il quadro di Bezzabea al bagno, con Davide che la sdirce in mezzo agli alberi, diventa una specie di lezione di nudo
tra le più belle dell'intero Ottocento, perché questa donna è un'isola solare in mezzo all'ombra degli alberi, bellissimo, con le sue due schiavette che le stanno allacciando, una le sta allacciando il sandalo e l'altra ha in mano un'anforetta dei profumi. Questo piccolo sandalo poi buttato in primo piano, cioè c'è una forma di, ecco, di fascinazione sottile, oppure come la sua Maddalena, che è lì stesa, appoggiata, e il cranio sul quale medita, appoggiato al suo fianco, non è altro che un'accentuazione della sua bellezza. Oppure le figlie di Lot, che appunto dopo il disastro di Sodoma e Gomorra, si trovano ad essere uniche discendenti di un uomo che ha perso tutto, ha perso la famiglia, ha perso la moglie, e decidono di avere dei figli da lui perché la famiglia di suo padre, del padre, non si è estinta. È famoso questo episodio della Bibbia, insomma. Sì. Ecco, poi ovviamente i ritratti degli attori, i ritratti delle attrici. Ecco, quindi si trova, è il momento in cui lui crea, già una persona anziana, incontra Carolina Zucchi, di cui si innamora perdutamente, come molte volte gli è capitato, con lei che diventa sua modella e amante, dipinge il famosissimo quadro dell'ultimo bacio di Giulietta e Romeo, ecco. È la stessa identica posa che poi diventerà il bacio, sì. Il bacio, di cui noi abbiamo tre versioni. Esatto. Ecco, vediamo se io riesco a trovarla, qui ce l'ho, perché ovviamente tutti i suoi quadri davanti agli occhi, naturalmente una è con il Garibaldino, di Garibaldino si tratta, sì. È un cacciatore delle Alpi, per sì, intenderci, sì, quindi sì. Col famoso cappello all'alpina, no? Sì. Ecco, lei ha un vestito di raso bianco, sì, e un altro lei ha il raso azzurrino e sì. Lui ha un mantello rosso, sì. E il terzo più patriottico di tutti, in cui lei ha il raso azzurro, lui ha il mantello verde e per terra è buttato lo scialle della donna bianco. Sì. Qual è il segreto che è stato scoperto recentemente? Che celebrava l'esatto momento in cui il re di Francia entrava in aiuto dei piemontesi. E come lo sappiamo? Perché la bandiera era triplice. Era il bianco, il rosso e il verde dell'uomo e del velo per terra. E il vestito azzurro della donna che faceva la bandiera francese, sì, cioè sì. L'azzurro al posto del verde. Sì. Ecco. Quindi è riuscito con un piccolo espediente a fare un quadro bipatriottico. Sì. Italia e Francia unite di un gesto d'amore per cacciare lo straniero. Sì. Cosa ti pare? Ma questo quadro, ecco, che lo troviamo ovunque, così sentimentale, così passionale, ecco, va oltre il messaggio politico, è un messaggio d'amore, lui, di passione. Beh, lui era innamorato di poi, questa donna, questa donna infatti, è stata la modella preferita dei suoi ultimi anni, ed è stata colei che diventa ricorrente sempre, soprattutto in certi quadri. Ne citiamo alcuni, La Malinconia, L'Italia, che eccolo qua, ne ho una serie, La Meditazione, e qui vediamo sempre questa donna che ha camicetta sboffante che le scivola giù da tutte le parti, ecco, però di una sensualità straordinaria, e però che spesso ha in mano un libro, in uno per esempio è scritto La Storia d'Italia, e un altro c'è la data delle cinque giornate di Milano, perché ovviamente lui andava per piccoli segni. Non andava con messaggi eclatanti di guerra contro qualcuno, soprattutto quando era verso la fine della sua vita, e lui muore nel 1882, quindi quando l'Unità d'Italia era già avvenuta da un pezzo, lui arriva a questa caratteristica di lasciare un pochettino allo spettatore il piacere di trovare i riferimenti. L'ha scoperto, ma c'era anche la censura, eh? La censura, però ovviamente... Chi va a cercare un libro, nel dorso di un libro, storia d'Italia e data, eccetera, oppure una piccola croce, tutti si fermavano a guardare quel bellissimo seno che spuntava dalla camicia sboffante, no? Sì. E quindi, ecco, anche nelle storie bibliche è sempre lo stesso segreto. E quindi lui, quando dipinge, ha sempre due cose di fronte, il racconto e la sensazione. Non ho detto l'emozione violenta, quella la troviamo più che altro nei quadri storici.
poi c'è un quadro eccezionalmente importante che si chiama Accusa segreta. Si vede chiaramente che è stato dipinto dentro Palazzo Ducale, dentro nel corridoio superiore di Palazzo Ducale. Sullo sfondo, infatti, si vede la Salute. E in primo piano c'è una donna in gramaglie, cioè vestita di nero, con un velo nero sui capelli sciolti, quindi una vedova, che ha in mano una lettera, che sta la cosiddetta lettera della delazione, che viene portata ovviamente, che a Venezia è durata fino alla fine della Repubblica, la famosa buca delle delazioni. E quindi questa indica un momento in cui lui stesso è stato vittima di molte dicerie, e beh, gli dava anche tanta corda lui alle dicerie, a un certo momento. Però in questo quadro si celebra un momento in cui dice che c'è una battuta di Papa Francesco in questi giorni, ha detto che il chiacchiericcio è un'arma spesso più pericolosa dell'improperio, cioè della parolaccia, perché cammina, avete capito? Poi tutti ricordano la famosa operetta in cui viene dichiarato che cos'è la menzogna, no? È un Certo, venticello che diventa una tempesta. Ecco, certo, certo. Beh, ma benissimo. il pettegolezzo, insomma, è sempre esistito in varie forme, quindi, insomma, anche Esatto, adesso, esatto. adesso si chiama gossip, vabbè, insomma, come Sì, si è. il gossip uccide, eh? Il gossip. Ci sono persone che muoiono di gossip, Sì, ecco. andiamo Oppure all'estremo. diventa stalking poi, giusto? Usando le Sì, parole correnti che andiamo. conoscono anche i ragazzi. Certo. Quindi noi abbiamo davanti un pittore che è estremamente attento alle emozioni del momento, ha un'abilità pittorica mostruosa e riceve incondizionatamente le lodi soprattutto europee, anche di Stendhal, che si innamora davanti ai suoi quadri. Poi Stendhal, non so con quale conoscenza tecnica, dice, però a volte fa dei terribili errori di disegno, e non so in base a cosa l'abbia affermato, Era in perché grado effettivamente. di commentare Sì, gli l'ho detto, ma Hayez. per dire, forse anche Sì. lui ha qualche difettuccio, voleva Anche dire. Manzoni lo ha ammirato molto, lo ha stimato Certo, molto, infatti, ne stavo citando, i personaggi più famosi che sono stati ritratti da lui sono stati il Manzoni, Camillo Conte di Cavour e i personaggi ovviamente che facevano parte della bella storia del Risorgimento italiano, Verdi, ecco per esempio. Ecco, Certo, quindi quindi Massimo D'Azeglio i grandi, e i potenti, ecco, i i potenti potenti dell'epoca, dell'epoca, ma i anche grandi potenti. moltissimi autoritratti, e anche messi dentro all'interno della scena. C'è una cosa, hanno scoperto recentemente, lo devo dire, che nel suo soggiorno a Roma, quasi anonimo, 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 lui ha affrescato nelle lunette di una delle ali dei Musei Vaticani, delle lunette che celebravano il ritorno delle opere rubate a Napoleone, che ritornavano a Roma per diciamo intervento del Canova. Bellissima quando lui ci scrive di sua mano sotto una di queste lunette, si tratta di affreschi molto neoclassici, Clariora artificum excellentium opera ad estero avecta urbi recuperata. Praticamente celebriamo qui le opere eccellenti dei più famosi artisti che sono state Recuperate. strappate alla città e sono state recuperate. Recuperate. Merito del Canova. È merito del Del Canova, Canova, sicuramente. il grande Canova, certo. Quindi un Questo pezzo. potrebbe essere il nostro racconto della giornata, che mi pare la prossima volta, mi pare che è stato richiesto, cominceremo a dedicare degli incontri alle tecniche Sì, pittoriche. La prossima perfetto. volta l'affresco. Perfetto. Perfetto. Benissimo, benissimo. Vittorio, ti chiamo. Benissimo, e allora adesso salutiamo e ringraziamo Sergio Favotto, mi raccomando, seguitelo sul canale YouTube, veramente stai andando benissimo. Sempre ricordando che noi parliamo di queste cose a pizzichi e mozzichi, cioè briciole, Sì, ok, briciole. vabbè, Bisogna insomma, conoscere i d'altra parte contesti. questo è il tempo e insomma, dai, ci sarà intanto. Sono narrazioni eccezionali, ecco, questo va riconosciuto perché adesso mi arriveranno i messaggi che ti ringraziano e quindi ti Grazie, ringraziamo grazie anticipatamente. Grazie Sergio, alla prossima. a tutti. Grazie a tutti, Grazie grazie, mille, grazie Marisa, grazie a te. grazie, ciao.